Metroid, sono andato nel Resident Evil Revelations. Continuiamo da dove ci eravamo lasciati. Poco prima, marmetti d'uranio. Whee! La Madonna, che mezzo! Ci avviciniamo alla quinta nobia. Appuntamento sul ponte di prua. Siete un pochino armati, giusto un poco. Ok, ci vediamo là. Passo e chiudo. Pure Jessica, sono sicuro che sia parte Bene. della Veltro. La quinta nobia. O gli succede qualcosa perché Oh, non si è. diavolo. Ho quel che ne resta. Poi c'è fuori un mostro marino. Porca puttana, perché non sto zitto? Attenta, c'è qualcosa laggiù. Perché non sto zitto? Ma perché? Perché devo tirarmelo? Poi io ho il terrore dei mostri marini. Non è vero. Più o meno. Ah, è un tentacolone gigante. È un serpente marino barra tentacolo. Munizioni finite, spero. Spara granata. Come? Sono davvero noiosi questi tentacoli! Ho già visto Perché non troppi abbiamo entrare per usato sapere. l'elicottero, Chris? Perché era più Il sensore facile. satellite ha afflitto le componenti elettroniche. Fantastico, è peggio di un blackout. Ma quante ce ne sono? Mira bene, quelle cose non mollano. Veramente gli volevo sparare la granata, però mi sa che. Eh no, non posso fare entrambe le cose. Wow, ma sono enormi! Sono delle anguille, specie di anguille. Facciamo il giro, reggiti! Come facciamo il giro? Che pazzo! Devo stare attento al. Ah, la visuale! Vediamo se riesco a beccarla mentre. T'ho preso! Sono tre! Aia, 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 aia. Ah, c'ho un numero tot di granate! E di medikit anche. Bene. Aia. Perché se ci fosse una vita, una barra della vita, o come negli altri Resident Evil la cosa, come si chiama, il battito cardiaco, capirei se stessi prendendo danno, ma non c'è. Quindi devo basarmi sulla visuale. Oh, una è morta. Mi sa che ne è morta un'altra. No. Ma anche no. Ma mi si ricaricano le granate? Eh sì. A parte il fatto da dove cazzo l'avete tirato fuori un lancia... una mitra... Oh, ne è apparso un altro. Io non so a quale sto mirando, a quale sto facendo più danno, a quello... Via fat sword! Capito? Che cazzo faccio? E come facciamo a salvare Jill e coso? Ma sta musica? Come facciamo a salvare Jill e Parker se abbiamo sti cosi a prestare calcagna? Che Troviamo un punto per abbordare la Zenobia. ne dice dove esce l'ancora? Fai un buco, lanci i rampini. Non lasciate il mezzo, ve lo fanno saltare. Aia, la mandibola. Possiamo salire da qui. Jessica, l'abbiamo promesso, andiamo. Ottimo. Una crociera noi due soli. Peccato che stia affondando. Non me la racconta giusta sta ragazza. Gentili benefattori della PSA, avete fermato la Regia Solis. Ora vi rivelerò quello che so. Oh! Tutto quello che so sulla Queen Zenobia e i segreti che custodisce. Prego. Quali segreti? Ma... Beh, fallo parlare. Rifletteteci. Primo, perché la Queen Zenobia è saltata fuori soltanto ora? Bella domanda. Come ha potuto vagare per il Mediterraneo senza essere vista? Bella domanda. Per magia. Secondo, perché dopo il panico di Terra Grigia si è persa ogni traccia della Veltro? Perché non ce lo dici tu, eh? Perché la Queen Zenobia era la nave che stava là vicino. E terzo, perché qualcuno tenta di usare la Regia Solis per distruggere la Zenobia? Per coprire Le qualcosa. risposte a queste domande vi condurranno a una verità scomoda. È pur sempre la Solo verità. fatta scoprire. Qualcuno gli ha sparato, sto figlio di puttana di Raymond! Gli ha sparato senza che potesse sentirci cosa fa. Jessica, che cos'è? Jessica! Perché hai sparato? Per proteggere i nostri. Non è il nostro lavoro. No, perché tu c'entri qualcosa e appena ammazzato l'unica. Provato a Lo morire. sapevo che era Raymond. Diavolo. Sapevo che Raymond. era Raymond. Lo sapevo che era Raymond. Perché? Perché?
spacciarsi per la Veltro. Che cosa vuoi dire? Scopri la verità su Terra Grigia. E niente. Allora, i dubbi su Parker si sono un pochino dissoluti. Vabbè, ma che... Ma basta fare i capitoli solo di narrazione, maledizione. Andiamo avanti. I miei dubbi su Parker si sono un pochino sliati. Adesso sto puntando Jessica, perché innanzitutto Jessica gli ha sparato subito a questo. Non abbracciare Chris con davanti Jill. La nave non reggerà a lungo. Non possiamo lasciare che il virus contamini il mare. E che vogliamo fare? Dovrebbe essere come la ma se staccati. Forse so dov'è il laboratorio della nave. Ci andiamo subito. Ottimo. Cercherò di scoprire come tenerla a galla. Tanti galleggia, tanti gommoni, tanti gommoni. Sì. Oh! Il cambio di copia dovrebbe contribuire a tenerci svegli. Ricevuto. Noi pensiamo al virus. La copiona! Attenzione! I due personaggi più pazzi. Ovunque, anche sott'acqua. Che cos'è? Dovrebbe rallentare qui così. Ah, quella granata. Grazie, Chris. Inoltre, ho indicato dove potrebbe trovarsi il laboratorio. Non coglie mai segnali. Che rincoglionito. Forse è già occupato, Jessica. Ci prova con Chris, Jessica. Secondo me è tutta un'altra strategia. Per poi sparargli alle spalle. È stata tutta opera di Raymond. No. Credo che abbiamo sentito solo metà della storia. Ci sono aspetti di questa missione che non mi sono chiari. No shit. Questa è quella che dicevi, l'esca, no? Non ce l'abbiamo già, l'esca. Tana Eva. Aria, qua ne andiamo. Ma quindi mi personale riferisco sempre lei e basta. Granata impulsi. Non voglio sprecarle. Dai, no, non si sprecano. Basta schivarli i mostri. Non c'è problema. Tanto non è che mi faccio tutti questi danni, eh. Manca un... Dalla sentina. D'accordo. L'acqua è piena di infetti. Well, no shit. Piena, vabbè, molto esagerata. Stanno 2-3. E prima che ti afferrano se sei già mosso. Qual è la porta giusta? ho sbagliato l'angolazione di prendere la porta. No, non mi vale sprecarla, dai. Porca miseria, non riesco ad aprire sta porta. Ah, quindi la devo lanciare prima? Ok. Molla. Non l'ha ucciso stavolta, com'è? A parte che stiamo finendo l'aria. Sì, stiamo finendo l'aria. E un attimo. Ma ha detto R1. Oh, ma sto lanciando R1. Ma sei sicuro che è L1? Ah. Ok, e come faccio io? Ok, ho un dubbio. No, non è questo. No, pensavo dovessi farla scattare con la granata impulsi, però così non sono sprecatore. In fondo al mare. Dove i piscini? Sono ancora ste magnum, però ancora non ho trovato la magnum. Sì, però la magnum di solito anche in questi residenti. Porca miseria, mannaggia a te! E a chi t'ha creato? Che non so chi sia, però. Oh, sto finendo l'ossigeno. Oh, this is not good. This is not good. Oh, dai. Dai. Cazzo. Cazzo, sono morto. Sono morto. Sto finendo l'ossigeno tantissimo. No, niente, sono morto. No. C'è l'aria. Al pelo. Mamma mia.
al pelissimo. E se salgo qui, per esempio? Ok. Perché sei salito tu lì e io qui? Poco più avanti dove? Devo passare per di qua, immagino. Perché l'altra porta era chiusa. Immagino si ricongiunga la cosa. A parte sì, no, è di qua, dobbiamo scendere. Com'è possibile che mi hai superato? Aia. Non posso incazzarmi col gioco. Mi fa male la mandina. Dov'è la chiave? Usa questa. Ti ha dato una pacca sulla spalla. Ho trovato quella chiave sulla Semiramis. Se le due navi sono uguali, il laboratorio è da questa parte. Ti levi da davanti? Grazie. Scheria tecnologica. A parte che è come il caricamento delle porte, quelle col timone, però. Non mi piace per niente questo posto. Non mi piace per niente. Allora, qui. Il sistema di rejuvenation. Non mi piace per niente. Dovremmo tagliare la mano. Non mi piace per niente. Quante volte l'avrò già detto? Mi fate il conto, per favore. Non mi piace per niente. Non lo so, sergente, non mi piace. E questa roba? Queste sono le armi che c'aveva Cristo. È vero, tu hai l'arma più buona. Velocità di fuoco è minore, però la capienza, anche la capienza è minore. Vabbè, sti cavoli. Allora, fucile a pompa ci avevamo dato. Caricatore lungo. Stordimento 2. Danno 2. Arma di fuoco 2 e paralisi. Mentre a te ti avevo dato. No, questo a te ti avevo dato rado di fuoco 2. 100. Sì, ti avevo dato a te danno. Anche perché. Ok. E qua che. Dov'è il cecchino che avevo messo delle robe che potrei mettere in questa? Buono. Qual è la pistola di Chris? Questa c'ha una cifra di potenziamenti liberi, di slot. Non c'è l'arma di Chris. Ah beh, l'arma di Chris è una Magnum, se non sbaglio. Credo. Allora. Registrazione impronta digitale. Registrazione impronta digitale completata. Perché mi sembra che ho appena attivato qualcosa di brutto? Mi sa che ho appena attivato uno scontro, tipo un boss. Scommettete? Ora esco da qua, parte il casino. Sicuro come una casa. Grossa così. Ma perché solo il dito? Ma scusatemi. Che scanner di impronti piccolo. Così dovrebbe funzionare. Sì, a mamma, però. Accedere alla stanza di sterilizzazione uno alla volta. Fermati. Voglio andare a vedere che cos'è. Oltre che mi ha dato. Olio cuore. Che roba è? Com'è? La rosa dei colpi del fucile si riduce a meno 4 gradi. Aspetta, se ho ragione, la rosa dei colpi vuol dire il punto di colpo, il colpo, no? Cacchio, mo? Di due colpi solo. Vabbè, dai. Dispersione meno 4. Però così diventa un'arma totalmente diretta.
Vabbè, è anche vero che abbiamo... Questo qua è un fucile da pompa di quelli classici, non, di quelli potenti militari, non di quelli classici come il fucile a canne mozza e cose così. Qualcosa mi dice che verremo separati da Veris. Decontaminazione in corso. Attendere. Ah, luce ultravioletta. Ecco. Ma che... Non lo voglio sapere. Questo fu la parete. Questo. Oh no, il malacoda! Scommetti che questo è il malacoda? Tesoro. Jill, vengo da te. Porca puttana. Si lancia una granata. Potevo dargli un calcio pure io. Tana Eva. Senti tesoro, gli spari? Non li puoi sparare, vero? Tanto la prima cosa che fai è alza lo scudo. Prima di... non devo... Non devo... Merda, c'ha una carica? Poi, il bello che sta puntando su me. No, adesso tu torni qui. What the fuck is that? È esploso. Aspetta, magari... Perché è sceso giù? Non preoccuparti, sto bene. Tesoro. Era, è una Liberty Hawk questa? Ma non mi ricordo se si chiama Liberty. Dimmi che sono cavi e non capelli. No, sono capelli secondo me. Anche se c'hanno colori dei cavi. Delle carpe. Che cosa sono? Buono, ne abbiamo usate parecchie. Ho dato anche parecchie granate. Vabbè, quelle impulsi però. No, le granate esplosive le abbiamo finite, vero. E chiamo l'ascensore. Siamo in territorio sconosciuto, ragazzi, non so neanche... No, non credo fosse un malacoda, perché... non mi è apparso il trofeo. Uccidi un malacoda senza lanciare razzi. Non mi è apparso un trofeo, quindi c'è un essere chiamato malacoda che sarà sicuramente un boss. E spero che questo non diventi... Quel tizio lì con lo scudo non sia un nemico base. Perché se quello è un nemico base, io mi metto a piangere in 7 lingue diverse. E ne conosco solo 3. No. 4. Che cos'è quella cosa lì? Perché nascondere laboratori su una nave da crociera? Ah. Una buona copertura. Chi può sospettare? Non hai torto. Speriamo di riuscire a scoprire cosa stia succedendo. Sta cosa? Stanno scoprendo cose nuove, ragazzi. Cose nuove. Tutte in due puntate. Tutto il mondo. Però se mi dai una cura mi fai un piacere, Vabbè, controlla un po' in giro se c'è sta qualcosina. Quella l'abbiamo già analizzata. Niente. Non sto scanalizzando praticamente più. Te credo, non c'ho il tempo materiale per farlo. Oh no. Che diavolo. È un... Il virus deve essere in quest'area di ricerca. La cassaforte a pressione? Ai livelli di pressione. Ah no, a meno che questa non è una cassaforte. Ah no, è una cassaforte. Sapete che verrete sicuramente chiusi là dentro, vero? Che Jessica vi sparerà alle spalle. Da tanto sono sicuro che Jessica è una cazzo.
Ti dirò. A posto delle cose di narrativa, oltre alle cose di narrativa che abbiamo fatto poco e niente, è stato un episodio un pochino fiacchetto. Zero morti, te credo, c'è stata più narrativa, l'unico scontro che ho fatto è stato contro quel coso con lo scudo. Quindi... Allora, anche se abbiamo fatto più narrativa che il resto, direi di concludere qui questo video, così ho anche meno tempo, ho più tempo per montare e registrare roba, ragazzi, perché ho registrato i due video di fila, quindi adesso sto un po' meglio messo di tempo materiale. Niente, ci vediamo prossimi, ragazzi. Vi ricordo il canale, se volete il video, commentare sotto, iscrivervi al canale. Per una volta ho finito un video dove finisco un intero episodio, credo. No, non ho fatto, non è vero, invece. Perché credo di aver preso solo i primi 20 minuti dell'episodio scorso, poi ci ho aggiunto gli altri 10 dell'altro episodio 8. E se sono 12 in totale, siamo alla fine praticamente, perché se questa è la O e l'8, manca il 9, il 10, l'11 e il 12, quindi sono 4 episodi ancora. Almeno nel gioco, non episodi di video. Comunque niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi, vi ricordo di canale, se vi ricordo, mettete sotto il mio canale, ci vediamo, ragazzi, vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye!